Ragazzuoli, vi aspetto dal 10 ottobre, come ben sapete, anche per chi non lo sapesse, con il ritorno della carriera su FIFA 18, casa nostra, con la Roma, non mancate, cominciate già a mettere le sveglie, bella! Signori, siamo arrivati ad un momento un po' triste perché questo, mi dispiace, ma è l'ultimo episodio di una serie che vi è piaciuta molto, di una serie che ha fatto la storia del canale. O forse no. Puoi spiegare a chi guarda la carriera che io faccio ironicamente con la Lazio, che è ironica, perché non ragazzi, la capisco. Non ve la prendete, cioè io mi diverto. Ma come cazzo si fa? Ecco, ormai restrizioni a bomba. Ragazzi, è divertente, lo sfottò tra una tifoseria e l'altra, ci sta. Quindi, non ve la prendete, non ve la piate, ma se proprio la dovete piare, piatevela così. No, piatevela nel culo. Quindi, signori, eccoci qui, Tacci de Fius in alto a sinistra. E ultimo episodio di questa serie, ci dobbiamo prendere Velletri in questo episodio. Io spero che, come al solito, possiate lasciare un like, perché alla fine in realtà mi è piaciuta questa serie, a chi ha apprezzato l'ironia di cui parlavamo qualche istante fa. E tanto per cominciare, in questo episodio bisogna purtroppo fare il mercato. Dico purtroppo perché ho paura di rovinare una squadra che si è ormai consolidata alla ricerca di questa piccola provincia tra Viterbo e Frosinone, chiamata Roma, non so se la conoscete. Però insomma è un po' complicato, no? Perché comunque una squadra che nasce a Roma, si trasferisce a Formello, poi riprendersi quel che purtroppo ha perso per cause sue è un po' un problema effettivamente. Poi mettiamoci anche i complotti, mettiamoci anche nonostante Banti, mettiamoci Wallace che cincischia e Tagliavento che è un vero provocatore, e allora poi le cose si complicano. È per questo che sul mercato bisogna investire nel modo migliore, e oggi andremo a provare a comprare un giocatore molto interessante, un centrocampista. Lui è Daniele Altobelli, che se ci fate caso è l'anagramma dei Balotelli, quindi non so, c'è i pro e i contro sta cosa. Poi stavo scorrendo un po' di, insomma, possibili, papabili acquisti, e ho trovato questo Joel Baraglie, che adesso ragazzi non vorrei dire niente, perché magari la sua espressione può essere un po' compromettente, però, cioè, secondo me, alla classica espressione di uno a cui hanno appena detto te sta per comprare la Lazio. Poi, non so, fate voi, quindi io proverei a concretizzare il suo incubo e fare un'offerta, o quantomeno chiedere informazioni al Chiavari, ecco. Tutto dire. Per l'anagramma di Balotelli però ci dicono che il giocatore si è appena trasferito alla Pro Vercelli praticamente, quindi non se può fa, cioè detto in parole povere. Nel mentre è iniziato gennaio e quindi bisogna andare in trasferta contro la Samp per una partita molto importante, sfida salvezza tra Sampdoria e Lazio, vediamo un po' come finisce. E ora skippiamo tutto. 1-1 con il vantaggio iniziale di Keita, poi Radu che si fa male, Biglia che non è ancora stato ceduto al Milan e viene ammonito, e quindi il gol di Keita, pareggiato poi da Luis Muriel. Comunque pareggio che ci può stare, a parte gli scherzi, perché la Samp è un avversario ostico, e quindi no, sei troppo serio, stavi a parlare in maniera troppo professionale, torna a far coglione. Intanto per Baraglie, ovvero quello felice, ci dicono che comunque, essendo un giocatore molto importante, molto al centro del ecco che quando dico le cazzate mi si abbassa la voce, molto al centro del calciomercato europeo, e che dico europeo, mondiale, 100.000 euro, che so più o meno i soldi che pia Favigeco YouTube al giorno, però vabbè. Ho però fatto una specie di, come vi dicevo prima, controfferta, se così vogliamo chiamarla, per ma almeno lasciami finire di parlare, cioè non è che mi puoi smontare così. Mi lasci finire la frase e poi mi dici rifiutata. Però quantomeno fammi spiegare cosa ho fatto, perché sennò così non si può andare avanti, sì. Cioè, l'anagramma d'Altobelli me lo devi dare almeno in prestito. Lazio Crotone nel prossimo impegno, con un Lazio che stavo controllando essere settima in classifica. Ragazzi, siamo troppo in alto, così non va bene. Infatti abbiamo provato ad andare sotto pure col Crotone, ma non ci siamo riusciti. Vediamo un po' come finisce. 2-1 per la Lazio con Basta, che se fa spelle in pratica perdiamo un giocatore a partita. Fantastica questa cosa. E Felipe Anderson che decide il match. Quindi Lazio che batte Crotone. Adesso io vorrei arrivare alla fine del mercato di gennaio per capire un po' se ci possono essere altre movenze di mercato, appunto, novità eccetera. Tra l'altro adesso andremo anche a giocare contro il Carpi la gara di Coppa Italia. E poi, come ho fatto nello scorso episodio,
s'accetta intanto il Chiavari, signori, e guardate la felicità di quest'uomo. Infatti non ha ancora fatto nulla, perché lui, pensate, vuole ben 2500 euro a settimana. Tu mi sei, sei molto interessante. Snoopy, cosa vuoi? Snoopy, che cosa? Sto registrando. Snoopy, ma salviamo Velletri. E allora, signori, gara importantissima di Coppa Italia contro il Carpi. Per redimerci dopo la vittoria contro il Crotone bisogna assolutamente perdere questa partita. Lazio che però va in vantaggio all'11esimo con il gol di Patrick. Intanto c'è la Roma che sorprendentemente sta perdendo in casa contro il Bologna, ma dettagli, questo non faccia 2-0 di Milinkovic-Savic. E così finisce, quindi Lazio che si qualifica al turno successivo di Coppa Italia superando il turno. Che cosa ho detto? Cioè, sono diventato dislessico. E accetta anche Baraglie, non pensavo, perché con quella faccia lì ho detto, secondo me in qualche modo le prova tutte. Sicuramente potrà cambiare, non so se in positivo o in negativo, la seconda parte di stagione. Il nuovo giocatore in arrivo che va subito a prendersi il posto da titolare, perché vedere Lukaku in quella zona sinceramente no. Soprattutto se l'alternativa è lui, è il numero 5, no, non è il numero di maglia effettivamente, però fidati, te conveniva che spaccialo per numero di maglia, perché se dici che c'è veramente 50 di valutazione te piano per culo, quindi veramente non farlo. E allora direi che il nostro mercato può considerarsi chiuso, perché è vero, siamo soltanto a metà mese, però è anche vero che noi siamo una squadra che spende poco, e quando spende spende bene, basti pensare a quello largo a sinistra lì col 53. Detto questo, è ovvio che poi per una squadra che se vuole prende Velletri nella sua vita, e in questo episodio capiremo se ce la farà o meno, un giocatore dalle qualità dubbie, ma comunque dalle qualità di Baraglie, deve avere attorno giocatori comunque con le sue qualità. Ed ecco che la Lazio cambia volto, perché Adamonis diventa il portiere titolare. La difesa poi resta invariata con Patrick, che però resterà nonostante Basta torni dalla squalifica, perché cioè, un giocatore si fa espellere, non è proprio nelle nostre corde. Crecco a centrocampo, con Biglia che è l'unico che è rimasto, perché poi c'è Murgia dalla parte opposta. Murgia 3-2 è finita? No! Perché solitamente è finita quando lui entra a partita in corso, lui invece è titolare, quindi cambia tutto anche qui. E poi il pacchetto offensivo, Tunkara a destra, Giorgevic, sì lo so, i laziali ne stanno odia più perché ho messo Giorgevic titolare che per tutto il resto della rosa. E Lombardi largo a sinistra, quindi una squadra, ragazzi, da spavento. E allora, da questo momento in poi, signori, calendario, le sorteggiamo tutte quante. Tra l'altro qui c'è un duetto di partite molto emozionanti con la Juventus, e poi vedremo più avanti. Le sorteggiamo tutte fino al 30, anzi fino al 29 aprile, perché poi c'è il derby che potrà ricambiare la stagione come al solito. Allora avanza la data, signori, siamo pronti? 3, 2, 1. A few moments later. E dunque, signori, siamo qui al 29 aprile. Prima di concentrarci sul derby contro la Roma, andiamo a vedere un po' cosa è successo nei mesi precedenti. E allora partiamo dalla sfida contro l'Atalanta vinta per 2-1. Abbiamo perso 3-1 con la Juve. Abbiamo riperso 2-0 e siamo usciti dalla Coppa Italia. 71 luglio c'è finita. Abbiamo vinto, anzi no, scherzavo, abbiamo perso 2-0 col Chievo, stiamo più alla sveglia da tutti. Poi con il Pescara abbiamo pareggiato 0-0. Attenzione che sta tornando la Lazio di inizio stagione, è meravigliosa questa cosa, che bellissima questa cosa, oserei dire. 2-0 vittoria contro il Milan, come 2-0 vittoria, che cazzo famo, cioè perdiamo col Chievo e battiamo il Milan, in quale universo parallelo? Ma poi comunque pareggio con l'Empoli, vedi che già ci stiamo riprendendo. Sconfitta con l'Udinese, siamo proprio in alto mare. Pareggio contro il Bologna, vittoria contro il Torino, vittoria contro il Cagliari. Alterna questa Lazio, va detto, bei risultati e brutti risultati. Questo è un altro brutto risultato, perché battiamo anche il Sassuolo, poi perdiamo contro il Napoli, e quindi già ci sta. Vinciamo però contro il Genoa e infine vinciamo col Palermo, per una situazione di classifica che precede il derby, che è esattamente questa qui. E quindi la Lazio al sesto posto con 56 punti dopo 33 partite giocate. Comunque insomma siamo lì, siamo in zona Velletri, un punto da Velletri, un punto dalla Sampdoria. È tutto molto emozionante questo campionato. E abbiamo altre 4 partite da giocare, anzi sono 5 partite, fantastica questa cosa, non 4. Ma comunque una classifica molto interessante. Adesso a parte gli scherzi, c'è l'Inter al secondo posto e il Sassuolo al quarto, ma anche la Samp al quinto. Insomma, da questo punto di vista molte sorprese. Ma torniamo a pensare a noi, torniamo a pensare a Velletri, perché adesso c'è un derby decisivo, un derby che deciderà la stagione. Anche un po' di notifiche in ufficio per la verità. Ed eccoci qui al 30 aprile.
Riomma contro Lazio. Noi siamo la squadra della capitale, ma giochiamo purtroppo per, cioè è un caso, no? Che sia Roma, la, è sempre stata Lazio, perché noi siamo nati prima, e quindi anche oggi che Torino e Roma da sorteggio gioca in casa, dovevamo giocare prima, no? Ma non fa niente, non ci attacchiamo a queste cose, siamo una squadra diplomatica. È cominciato il derby. Gol di Salah. Mi è cascato il joystick, è un caso che mi sia cascato il joystick. Gol di Perotti. Raga, però così è tagliavento. Questo è tagliavento, è un vero provatore tagliavento, ragazzi. È una cosa proprio. Tra anche Totti. 3-0 di Salah, raga. 3-0 di Salah, è complotto. È complotto. Vedrai che è complotto. 4-0 di Dzeko. Baraglia si è rotto. Dzeko ancora 5. Cazzo, la manita è pesante, effettivamente. La manita è pesante, ragazzi. La manita è pesante. Anche se noi abbiamo Lulic 71, la manita. Hai riperso un altro derby. Questa quindi, dopo la sonora sconfitta nel derby, è una gara fondamentale, anche perché come abbiamo visto prima vabbè, ma se rompe il gioco della partita davvero qua, a questo punto chiamo Marchetti terzino sinistro, ha talento, può far bene. Snoopy, hai rotto le palle tutto il video che mi dà il tormento che c'è. Dimmi che cosa c'è, vai a dormire, nella tua vita dormi. Sei un cane, dovrei anche dormire, no? Stavo dicendo che questa è una partita fondamentale, perché abbiamo visto hai rotto il cazzo. No, perché poi uno te lo deve proprio dire, te lo tira fuori. Torni lì. Forse ce la facciamo. Snoopy si sta riposando. Finiamo questo video. Forse. Ma comunque, allora, stavo dicendo che questa è una partita fondamentale, perché comunque la Samp ci è molto vicina in classifica, in zona Velletri, in zona Europa League. E allora è cominciata Lazio-Sampdoria, che era fondamentale, forse una delle più importanti del finale di stagione. Un momento delicatissimo, gol di Greco che è fondamentale questa volta per davvero. E allora Lazio che conduce ancora per 1-0 quando siamo giunti nei pressi del finale di primo tempo. Siamo ormai nel corso della ripresa, sempre 1-0, che sarebbe importantissimo, perché ovviamente la Samp adesso si riverserà all'attacco. Infatti pareggia Muriel ancora una volta. Servirebbe un gol di Luis Alberto che arriva. 2-1 per la Lazio. Questo è un gol fondamentale per la nostra stagione. 2-1, 3 punti in cassa e 3 punti che ci consentono di sorpassare la Samp in classifica, se non ho visto male. E infatti Lazio al sesto posto. Adesso c'è soltanto il Sassuolo. Tra l'altro attenzione, perché anche questo è uno scontro direttissimo, oserei dire, dato che la Fiorentina ha pari merito con il Sassuolo e ci basta una vittoria per scavalcarli, e quindi diventerebbero loro il nostro primo avversario e non più i neroverdi. Finale di stagione importantissimo e delicatissimo, ripeto, ha già segnato la Fiorentina. Raga, un minuto sul cronometro, come mai? Cioè, com'è possibile questa cosa? 1-0 per la Fiorentina, 2-0 per la Fiorentina, 3-0 per la Fiorentina, 4-0 per la Fiorentina. Ma cioè, è un problema nostro che ogni volta che andiamo a giocare in trasferta abbiamo 5 gol? Oppure no? Perché non si spiega questa cosa. Non si spiega mai nella vita. Ho capito che abbiamo Adamonis in porta, però un po' di verve. E questa è una sconfitta che purtroppo ci allontana un po' dalla zona Velletri, ma noi non ci arrendiamo. Lazio-Inter. Per una volta magari saranno loro a urlare un no? No, questo è impossibile. Cioè, questa è proprio una cosa. Questo è fondamentale, ragazzi, perché comunque l'Inter è un grandissimo avversario, considerando anche la posizione di classifica. Entra Keita per Lombardi, entra Luis Alberto per Murgia, ma sempre 0-0. Gol di Wallace, il gol del capitano, incredibile, un finale romantico questo, un finale romanticissimo. È 1-0 col gol del capitano, Wallace non ci incischia questa volta. Meraviglia, meraviglia all'Olimpico. Non pensavo di urlare di gioia veramente e di esultare un gol del Lazio, però è successo, perché Wallace ci fa sognare, siamo al quinto posto. No, il Sassuolo ha una partita in meno e la Fiorentina pure. Quindi avanziamo di un giorno, vediamo un po' come si spengono tutti gli entusiasmi. Guardate, 3, 2, 1, olè, settimo posto, mai una gioia. Ma noi comunque non ci arrendiamo fino alla fine, ragazzi, penultima, no, ultima, scherzavo, partita di campionato. E questo è veramente fondamentale, perché noi dobbiamo vincere in trasferta contro il Crotone, teoricamente si può fare, e la Fiorentina deve assolutamente perdere, ma il Sassuolo pure, e quindi è complicato. Forza ragazzi, Crotone-Lazio. Gol di Tonev. Ma abbiamo preso seriamente dal Crotone, raga. Gol di Roden. Gol di Falcinelli. È uno scherzo. È uno scherzo. Rosi. Ci ha segnato pure Rosi.
Vabbè che la Fiorentina aveva comunque vinto. Ma abbiamo preso 4 fischi dal Crotone. E te, che sei razziale. E quindi un po' coglione. No ragazzi, è una cosa impressionante, però nonostante la mancata qualificazione in Europa League, no, perché poi dicono che i romanisti prendano in giro i laziali. In realtà non è così, cioè non siamo noi che li prendiamo in giro. È l'universo intero, perché qui dirigenza Lazio mi scrive: ciao Fius, volevamo solo ringraziarti per il tuo contributo al raggiungimento di uno degli obiettivi del club, fama del brand, previsti per la stagione. L'obiettivo era: fai in modo di ottenere una buona affluenza di pubblico durante tutta la stagione. Non ce l'avremmo fatta senza di te. E quando fai il pieno allo stadio siete 3 persone, ma come? Boh. Eppure il posto c'era. Eppure il posto c'era, questa è la realtà. Però vabbè, sono sempre dettagli interni e tutto quanto. Ragazzi, siamo arrivati davvero alla fine di questa serie breve. Come sapete è una serie che ho dovuto fare per una scommessa persa. Tra l'altro penso che questa carriera per certi versi sia stata anche divertente, perché ok, l'ho fatta in modo ironico, a volte ho esagerato volutamente nello sfottò, però ci sta, è normale. È chiaro che c'è chi mi ha detto: se io devo fare una carriera con la Lazio la faccio in maniera seria. Ma pure io, teoricamente, se devo fare una carriera con la Lazio la faccio in una serie, se fosse una carriera che io faccio per conto mio, o comunque una veramente serie su YouTube. Ma questa partiva per essere una serie ironica, e così poi è stata per i 3 episodi che l'hanno un po' costruita. Lasciate un like se vi è piaciuta comunque, perché di like comunque me ne sono arrivati, una serie che è andata bene, ripeto, dal punto di vista dei numeri. Se non lo siete già, iscrivetevi al canale. Io, come ho detto all'inizio del video, faceva molto ridere una pubblicità, una serie sulla Roma in un video sulla Lazio. Però vabbè, come ho detto appunto e come vi ho ricordato, ma come dovreste comunque sapere, martedì si parte con la nuova carriera su FIFA 18 con la Roma. Vi ricordo anche che oggi e domani mi trovate a Romix, anche ieri ovviamente. Per il momento è tutto, io vi mando un grosso bacione, a questo punto sì, eccolo qui, never give up, e ci vediamo al prossimo video, bella raga! Vedrai che è complotto e un altro campionato arriverà. Come sempre non saprete più per chi ti fa, e la rupe me pare.